piangevo dalla rabbia, dalla vergogna e tu ti divertivi. E adesso mi diverto io. Su, parla, muoviti. Devo divertirmi, no? Ne ho il diritto. E alla tua reputazione di donna, non ci hai pensato? La mia reputazione? Hai il coraggio di parlarne tu. Proprio tu che mi hai fatto sprofondare nella vergogna da quando t'ho conosciuto. Il rispetto per me stessa, dovevi darmelo tu. Me l'hai dato? Rispondi! Insomma, vengo qui, ti trovo fra le braccia di un altro. Non è vero! Stai zitto, vigliacco! E dovrei anche ringraziarti? Chiederti scusa? È quello che avresti dovuto fare. Ma non te l'ho chiesto. Commissario, io denuncio mia moglie. L'ho scoperta in flagrante adulterio? Bene, e io la denuncio. Le do querela. Commissario, io denuncio mio marito. Non è la stessa cosa, gliel'ho già detto, signora. Come? Non è la stessa cosa? Più evidente di così che è la stessa cosa. Lui stava con una donna e io con un uomo. Ma per lei è diverso, la sua denuncia non vale niente. Perché sono donna? Ecco. Perché sono la moglie? Appunto. E va bene, mi arresti pure. Andrò in galera con piacere, con grande piacere. E al processo vedremo se ci sarà un giudice disposto a condannarmi. E se ci sarà, vuol dire che la giustizia non esiste. Andiamo, commissario. Ecco, prima si vesta. Ah, già. E lei, venga con me. Io? Ma io che c'entro, signor commissario? Come, schiaffato in galera pure a me? Ma io non ho fatto niente, glielo giuro. Io c'ho moglie e figli. E appunto, poteva stare a casa con sua moglie e i suoi figli. Su, andiamo. A te la galera non basta. Vada! Io non lo voglio! Fermo! Via, venga via, su. Le impronte? Bene. Chi ti ha chiamato? Ha suonato. Ah, continui. Vai via. Buonasera. C'è posta per me? Non lo so. Guardi là. Beh, e che modi sono? Potrebbe essere più gentile, no? Con lei? Sì, con me. Perché? Chi sono io? Lei... Che cosa? Si può sapere cosa le ho fatto? A me niente, perché se faceva a me quello che ha fatto a sua moglie, stava fresco. Ma, insomma, cosa c'entra lei con mia moglie? Centro. Siamo donne tutte e due, eh? Solo che sua moglie non ha avuto il coraggio di prendere un bastone e romperglielo sulla testa. Vergogna, fare tante storie per un cornetto. E lei chissà quante gliene ha fatte a sua moglie, eh? Basta, non tollero più che si parli così dei miei fatti privati. Già, ma intanto quella poveretta sta dentro. E lei stia al suo posto. Ne parlerò col padrone di casa. Le farò vedere io. Strilli perché t'ho pestato la coda, eh? Buongiorno. Mamma! Hai avuto paura, Mirella. Hai ragione. Quello lì è peggio di Landru. Non lo guardare. E che fai tu? E non lo avevi. Ti aspettavo. Sulla porta. E aspettami di là, vai. Hai preparato la cena? Hai pulito la casa? Non, signore, perché me ne vado. Ma come? Hai preso servizio stamattina e già te ne vuoi andare? Sì, signor. Ma non capisci che un posto migliore di così non ti poteva capitare? Solo tutto il giorno, nessuna padrona. A me basta che spicci la casa e prepari da mangiare. Ah, ma non lo si capiti che io qua dentro non ci resto? E va bene, non restarci, ma mi vuoi dire perché? Perché hai mandato in carcere la moglie tua. Roba da pazzi. E chi te l'ha detto? La portinaia, il tutto servizio del primo piano e il mezzo servizio del secondo. Ah, e nessun altro? No, signor. E va bene, ma che gliene importa a loro? E a te? Che te ne importa? Perché voglio dire che andò a palugordo, tiene un pila alta così. Senti, non mi scocciare tu e il pelo. Avanti, alzati e non dar retta alle chiacchiere della gente cretina. Vai in cucina a prepararmi da mangiare e ti do 2.000 lire in più al mese. Contenta? Non, signor. 3.000? No. E allora vattene subito. E te lo sto a dire a te. Tecca la chiave tu e dammi la giornata mia. Ma si può sapere perché ce l'avete tanto con me? Ma che vi importa di mia moglie e dei fatti miei? Tu poi che non l'hai nemmeno conosciuta. Mi hanno detto che era una brava donna e che se ti ha messo le corna è perché pure tu ce le mettevi. E tante. In galera si mandano i delinquenti. Una donna che mette le corna non è una delinquente. Se lo fa, voglio dire che c'ha una ragione. E poi ogni femmina è padrona della panza sua. E adesso me ne vado.
Si capite? Stati bene. Ah. Noi qui abbiamo una donna offesa, ingannata, ripetutamente ingannata, umiliata, derisa, vilipesa, e per la quale il vostro codice... Anche il suo, se permette. Va bene, il nostro codice tiene in serbo una condanna che per l'occasione il pubblico accusatore ha voluto invocare salendo al massimo della pena. E questo perché? Perché secondo il pensiero giuridico e le convinzioni morali dei nostri avversari... si vuole impedire, tra l'altro, che una donna adultera porti a casa il frutto del suo tradimento. Metta cioè a carico del marito, oltre alle corna, diciamo, un figlio non suo. Silenzio! Ma ora ditemi, giudici egregi, se da quella orgia 2 venisse fuori un figlio, siamo ancora in tempo, badate, l'innocente a chi dovrebbe essere recapitato? Al padre di lei? Al brefotofio? Oppure ho estremi modi, estremi rimedi nel secchio dell'immondizia? E in questo caso vorrei sentire nella corte d'assise le invettive, le apostrofi, le diatribe del collega del pubblico ministero tuonate contro l'infanticida! Le sentirebbe, caro avvocato, le sentirebbe! Esiste forse nella storia del diritto un reato che la donna può commettere e l'uomo no? O viceversa? E allora... difesa del focolare domestico, onorevole procuratore generale! Benissimo! Ma come si vuole ottenere questa difesa? Con un'ingiustizia? Vedo scritto lassù, la legge è uguale per tutti! Interpreto bene, signor Presidente, se in quel tutti si intendono compresi uomini e donne! Interpreto bene, signor Presidente? Faccia lei, purché si sbrighi. E allora, signori del tribunale, perché la mia cliente deve sedere là, sul banco degli accusati, e il marito, che pure ha commesso lo stesso identico reato, se ne sta tranquillo per i fatti suoi, libero e beato? Maria! Paolo! Abbi pietà di una povera madre della sua creatura! Abbi pietà dell'uomo che hai mandato in carcere! Entra, entra, Maria, entra! Non dire sciocchezze! Bello il mamma mia! E lei? Ecco, guardi, io sono l'avvocato Bianchi, e indegnamente, ma con passione, difendo quel disgraziato del dottor Ferragaldi! Ha ragione, è proprio un disgraziato! Beh, direi una vittima! Ecco! Abbi pietà, prego. Abbi pietà, abbi pietà, caro, di una madre. Ma signora, abbia pietà, abbia pazienza. Scusi signora, lasci parlare me. Scusi, guardi, se lei mi consente, io sono venuto qui per perorare la causa del dottor Ferragaldi, che mi sta tanto a cuore. Peroni, peroni. Ecco, guardi, io faccio appello, anzi facciamo appello alla sua generosità. Una firmetta qua sotto e le ali del perdono spunteranno sulle sue spalle, tramutandolo in un angelo benedetto. Ma non si può chiudere qui, no? Ma come si ferma? Come si sforza il tappato? C'è essere ancora il demone della vendetta e dell'odio, abbeverandosi alla fonte del dolore. Ma la smetta! Ma come la smetto? Si ricordi che io sono sempre nell'esercizio delle mie funzioni di avvocato, anche senza toga. E la smetto quando mi pare. Ma sì, ti prego, Paolo, abbi pietà di una povera madre della sua bambina. Va bene, ma cosa vuole? Ma scusi, che l'ho detto, una firmetta qua sotto. È un infelice, tornerà libero, libero, tornerà da sua moglie che l'aspetta e che l'ama e da un povero innocente. E anche lei, mi creda, anche lei potrà togliersi questo grembiule che la degrada come uomo e in confidenza getta un'ombra sinistra anche sulla sua fama di Don Giovanni. No? Sì? Non ritiro nessuna querela. Come non ritiro? E piantate, no? Ma no, no, ma una finestra. Dov'è una finestra? Ma che fai? Sei impazzita? Non avvicinatevi! Guarda, signora! E lo giuro sulla testa della mia creatura! Se tu non ritiri, certo, la denuncia, io mi butto di sotto con lei! La ritiri? È ferma! Ritiri la querela! Ma cerca di ragionare! Ritiri o non ritiri? No, senti! E allora io mi butto! No, un momento, ragioniamo! Avvocato, glielo dica anche lei! Lei ha dinanzi a sé un avvocato muto! Per quanto incredibile, io non ho parole! Maria, cerca di ragionare, non fare pazzie! Ritiri! Aspetta! Ecco, guardi, una firma qui e sarà evitata una strage, guardi! Ma insomma! Ah, io mi butto! No! Firma, firma! Qui! Ah,
Accidenti a te e a quella sporcacciona di tua moglie. Abbiamo perso già troppo tempo. Su al tribunale! Su al tribunale! Per chiarire questi punti di carattere squisitamente giuridico, ho pregato che mi si accordasse questa replica. Pertanto, io confermo la richiesta. La parola alla difesa. Sono lieto di portare alla conoscenza del tribunale e dell'illustrissimo rappresentante della legge l'atto di remissione della querela sottoscritto dal dottor Paolo Rossi. Tuo marito ha ritirato la querela, il processo è finito. Non voglio questo. Non voglio l'elemosina da nessuno. E tanto meno da mio marito. Signora, silenzio nell'aula, silenzio. Signora, la prego, signora. L'udienza è sospesa. Grazie. Ma cos'hai, Paolo? Ho la testa che mi pesa. Già, capisco. C'è poco da sfottere, sai? Ma no, non ti sfotto, caro. L'hai detto tu che ti pesa la testa, no? Ti prego, non scherzare. Sapessi come mi trovo. Già, colpa tua. Sì, prima fai il diavolo a quattro, li mandi in galera e poi ritiri la denuncia. E adesso che ti rimane? Già, che mi rimane? Ti rimangono... Lo vedi? T'offendi? Dici che ti sfotto. E quando li rimettono in libertà? Oggi. E lei? La riprende in casa? No. E lui? Dovrei prendere in casa pure lui? Senti un po'. Aspettavi Lina, L'ho vista, sta per uscire. Aspettavo te. Molto gentile, grazie. Devo parlarti, vieni. Ma veramente non posso, se mia moglie a casa sarà in pensiero. Ho detto che devo parlarti, monta. Se ci tiri molto. Moltissimo. Vabbè. Grazie. E perché non parli? Non avevi qualche cosa da dirmi? Non qui. E dove? Qui c'è troppa gente. Fammi scendere, io voglio scendere. Fermo, non muoverti. Fuori, mascalzone. Dove? Avanti, cammina. Ma dove? Laggiù. Laggiù. Ma guarda che ti sbagli, sai? Credevi di cavartela così, eh? Se ho ritirato la querela è perché tua moglie mi ha fatto pena. Ma tu no! A te spacco la faccia! Ti cambio i connotati! Senti, mi hai mandato in galera. Mia moglie mi disprezza. Ho perso la clientela. Con Lina non ho fatto niente, devo star qui anche a prendere i pugni. No, qui se c'è qualcuno che deve pagare non sono io, sei tu. Ma allora tu con Lina? Io con Lina non ci sono stato, mi ha preso in giro. E tu vuoi pure spaccarmi la faccia. Ma io la faccia te la riduco in poltiglia. Un momento, se dici la verità è meglio ragionare, no? Me ne prego di ragionare, me ne prego che tu mi creda pure no. Ti credo. No, ormai è troppo tardi. Vedremo se tua moglie ti vorrà ancora dopo che ti avrò spaccato quel grugno. E adesso ti faccio vedere come un dentista sa spaccare i denti. Riprenditela adesso. Gli ho dato anche la razione che sarebbe toccata a te.